for someone. I'm gonna go around to find another like you, love, you, love. I'm gonna take with me just everything I will need. Allora, li abbiamo seminati. Beh, veramente ci hanno seminato loro. Guarda che roba, dividiamo adesso. Ma sei matto? Non qui, vieni con me. Matteo, fermati, qui siamo al sicuro. Ecco, qui va benissimo. Prego. Ah, ma che fai? Tirati su, dai. Ah, una parola. Tu aspetta. Oh. Che preferisci, la zampa sinistra o la destra? Eh? Metà per uno, quello che è giusto è giusto. Poi. Mangiatelo. Un pollo di gomma. Lo sapevo che non dovevo fidarmi. Brutto deficiente. Beh, potrò sbagliare qualche volta, no? Ma tu lo sbagli qualche volta, sbagli sempre. Va bene, è vero, qualche volta sbaglio sempre, ecco. Ma come, il negozio era pieno di polli veri e tu hai fregato l'unico di gomma. Quanto c'hai in tasca? Quanto c'ho? Ecco. Ma non vorrei disfarmene, sono ricordi di famiglia. Posso tenerli? Spiritoso, vediamo che c'ho io. Abbiamo le nostre patenti di camionisti. Te le sbatti? No, ho un'idea. Questo è il posto che fa per noi. Che ne dici? Dico che se per vivere dobbiamo cominciare a lavorare sei diventato matto. Addio. Aspetta! Ma ti pare che sono degenerato fino a questo punto? Abbi fede. Mi fai accendere? Vuoi affittare una patente? No, eh? Interessa la patente? No. Vendo patente terzo e terzo. Che vendi? Patente? No. Seminuova, incensurata, senza carichi pendenti. E dove la trovo? No, io so già la mia. Come non detto?
patente sentasse? Sta a sentire. Preferisco mangiarmi un pollo di gomma piuttosto che la sbobba che fanno in galera. Andiamo via. E lasciami lavorare. Vuoi comprare una patente? Eh? Dicevo, se vuoi comprare, puoi comprare una patente per il camion. Io ho un triciclo. Triciclo. Ci è andata male? Ehi, voi, venite qui. Dico a voi. A noi? Si tratta di un lavoro da sbrigare in un paio di giorni. Ma guardi che lei ha capito male. A noi il lavoro ci fa schifo. L'ultima volta che ce l'hanno offerto, per rimetterci dallo shock, ci sono voluti 6 mesi di ferie. Sì, come no? Pensi che lui, per colpa del lavoro, è stato operato 3 volte. Benissimo. Meno male che l'ha capita. Allora, ecco qua. Oddio, mi sento male. Le altre 200.000 al ritorno, d'accordo? D'accordo, signor sì. Documenti. Sì. Ma dove vai, scemo? Mica della polizia. Lo perdoni, sa, lui non ha capito. Ecco, questi sono i documenti, patenti seminuove, incensurate, senza carichi pendenti. Zitto! Il camion è già carico, in via del Boschetto 38. Chiaro? Chiaro. Ma se ancora non vi ho spiegato niente. Appunto. Si tratta di consegnare il carico a Marsiglia. A Marsiglia? È il destino. Io ci sono nato a Marsiglia. Ci ho passato i momenti più spensierati della mia vita. Meglio così. Quelli che hanno iniziato a lavorare con noi ci sono rimasti. Se l'affare vi interessa, il carico va portato a Marsiglia in Ribasar 29. Scaricate, prendete i vostri soldi e ve ne tornate a casa col primo treno. Ci state? Ci stiamo. Bene, ora ripetete. Ci stiamo. Ma no, ripetete le istruzioni che vi ho dato. Ah, dobbiamo portare il carico a Marsiglia in Ribasar 29. Benissimo, ma state tranquilli, è tutto regolare. Bombolette di insetticida spray. Ma mi raccomando, niente scosse perché sono a base di acido benzoico. Chiaro? Chiaro. Non te lo conosci questo tipo di camion? Dunque, questo è un Fiat 691. 4 assi, 220 cavalli, 8 marce, 4 normali e 4 ridotte, serbatoio 320 litri, cabina elastica. La lezione di teoria è finita. Ma allora lo conosci? Eh? No. Ah, non fare l'imbecille. E adesso passiamo alla pratica. Guido io. 4 assi, 691 cavalli. Io ho fatto solo la teoria. E sei poco pratico. Ma che state a combinare? Ma fate piano che ci abbiamo solo quelle. Il palo, il palo! Lo vedo! Mi sembra di aver sentito un botto. Che sarà stato? Eh? Ah, niente, un botto. Ah, quanto mi dispiace. Che cosa? Che non c'è qui Mary. Ah, già, a proposito. Ti dovevi sposare. E poi? Abbiamo rimandato per il momento. Mary, oh Mary, oh che donna delicata, che carattere romantica. Quelle sono le donne che mi fanno impazzire. Chissà che farà adesso. La mignotta. Hai sempre fatto la mignotta? Sì, è vero, ma c'è mignotta e mignotta. Lei è diplomata. No. Il giorno che le ho chiesto di sposarmi, sai cosa mi ha detto? No, grazie, a crepare di fame sono capace da solo. Ah, ti ho mai detto di quando... Sì. Ah, sì, di quella notte che sì, passiamo insieme. Sì, me l'hai già raccontato almeno 1 milione di volte. È come se ci avessi dormito insieme, pure io. Adesso basta. Tiè, queste cose sapete. Questo camion porta un carico. E quello porta io. Ah, è meglio che quello superstizioso. Accidenti, quanti camion abbiamo? È una ditta importante, sorpassa. È vero. Saluta. Ciao. 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 Digli qualcosa. Ho detto già. Ehi, spruzzatori? Ma che voi?
Non capisci. Voi, spruzzatori! Stesso Pidocchione, stecchito! Ma che sta di? Chi è il Pidocchioso? Ehi, che andate in Francia anche voi? Facciamo la stessa strada? Anche voi? Devi urlare, sennò non ti sento. Anche voi andate a Marsiglia? Guarda che le parole non le sento, ma i gesti li conosco, a tua sorella! No! Tu non hai capito! Come? Tu non hai capito, sei sordo! A me è frocio, ma li mortacci tua! Io mi diverto tranquillamente. Qui. Qui. Goldfried, peccato che non sia qui con noi. Chissà come si sarebbe divertito. Che grazia, ma di che dolcezza, parli? Che occhi, che bocca. Che palle. Così felina. Una pantera. Chi, Mary? No, una pantera della polizia. Accelera, ci stanno raggiungendo. Ma che accelera? Quel circuito inventa una scusa, dai, dai. Adesso ci si mettono davanti e ci bloccano. Ho capito, per il pollo che hai rubato. Meno male che non c'entro niente. Pensate un po', quanto mi daranno per un pollo di gomma? Vabbè, non lo so. Comunque, guarda, è meglio che confessi. Mi dici che stavi senza un soldo, stavi morendo di fame. L'hai fatto solamente perché ci avevi fame. Ma perché uno ruba un pollo perché ci aveva sete? Se ne va. Se ne va. Hai avuto paura, eh? Te la sei fatta sotto, di la verità. E piantala.
Paura sì, perché tu no. Piuttosto, non ci bloccheranno alla frontiera. E perché ci devono fermare? Noi siamo due onesti lavoratori, due persone per bene. Il carico è in regola, no? E allora se ci fermano ci fanno un baffo. Chi è? Ah, bonjour, monsieur. C'est tout régulière. Lui, c'est lui et moi, c'est moi. Hein? Bonjour. Bonjour. Oh, naturellement, si vous voulez contrôler, venez avec moi. Venez. C'est une normale. C'est un carico d'explosateur pour les pidocchions. Regardez les pidocchions, sans fulminer. Nous lavorons pour la désinfestation de la France. Et je prétends que vous percussiez toutes les crosses. Et Simon, appuyez les sportelles, s'il vous plaît. Ah, et voilà, monsieur. Les jets sont faits. Potez percussier. Faites vente, faites vente. Ma questo lo capirai, francese. Monsieur, je scherze. Et vous voulez monter? Allez, prego, prego. Et da una mano, le capitaine. Et dis qualcosa. Entrez. C'est spiegato. Et salgo anche moi. Viens subite. Allez, regardez. Regardi che meraviglia, è straordinario, monsieur. Che c'è? Oh, non fai quella faccia, signor maggiore. Veni avec moi. Si vous voulez, nous possons ouvrir un caisson qualunque. Così vous pouvez vedere che il contient seulement des spruzzatori per le pidocchion. In Italia c'è un produitto che ha fatto colpo. C'è fulminante, c'è pericoloso per le petite bambine. In Italia c'è molto usé. Regardi. Ah, c'è formidabile. E la bomboletta è spruzzi liquide morta. E allora, per le pidocchion, c'è fini. Buonasera. Che scherzo? Boh, c'è buono? No? Bambolette, no bambolette? Ah, beh, c'è di bambolette, no? Le bambolette che fai la pipì. Tre cochon. La pipì profumée. La pipì profumée. Profumée. Ridi. Voi italiani sempre a scherzare. Au revoir, mon général. Posto di controllo 1, sono passati adesso alla frontiera. Ti piace la vita del camionista, eh? Eh sì, la polizia che ci rispetta e soldi a parate, vai! Si è spaventato. Ti avrà preso per il capone. Si vogliono suicidare quelli. Aspetta. Mamma, Vangoldato, fatto male a tua sorella, quel disgraziato che ti ha dato la patata. È un oriundo, mi deve conoscere. Ha parlato di mio padre, di mia madre, perfino di mia sorella. Ma come è piccolo il mondo, eh? Guarda, sta perdendo quota. Bravo, l'hai colpito. Certo, tenente Callaghan, quarta batteria contraerea a rapporto. Tutta la storma è stata abbattuta. Posto di controllo 2, sono passati adesso. Tutto regolare. Dopo tutte quelle curve, mi viene a zigzag. O la vita. Ah, ma non fare lo scemo, dai. Voltati lentamente con le mani in alto. Avanti. Fuori i soldi. La grana.
fai una mossa falsa, io t'ammazzo. Ehi, ma che fai? Piangi? Guarda che io scherzavo. Ecco, tieni la pistola. Lo so che scherzavi. Ridammi i soldi, sai. Va bene, tieni. Tieni. Oh, fermo, viso pallido, sei morto. Mi arrendo. Ti arrendi? Sì. E allora tieni. Ah, ti ho cercato per tutto il territorio, Minnesota Colt. E adesso non mi sfuggirai. Ah, bello sforzo, tu sei armato. Tieni. Addio, Ringo, non voglio ucciderti. Una volta eravamo amici. Tieni. E qui ci voleva il cavallo. Fermo! Fermati o sparo! Sai che ho avuto paura di averti preso? Ah, tu hai avuto paura di dover cambiare le ruote da solo. Stabilito contatto. Tornate alla base. Da questo momento li prendo in consegna io. Ragazzi, tocca a noi. C'è uno che ci sta dietro da mezz'ora e non ha il coraggio di superarci. Sì, ho visto, ma non è che abbia paura, sai. È che siamo un popolo educato. Siamo civili noi francesi. T'ho mai detto che sono nato a Marsiglia? Sì, me l'hai detto almeno 100 milioni di volte. Non mi hai detto altro da quando siamo partiti. Ma... Accadde. E dai! Avanti, prego, si accomodi! Non faccia complimenti, signor francese, prego! Visto? Ah, tutta un'altra civiltà. Sì. Se lo raccontiamo in giro, mica ci credono. Ah, è vero. Ma tu te lo immagini un italiano che prima di sorpassare aspetta l'invito? Non esiste. Ricordatevi che il capo vuole assolutamente il carico di quel camion. Stanno arrivando. Presto, le calze! Su! Vai bene sui rettilinei, eh? Questa niente, reggiti forte! C'è una curva! Ci siamo, ragazzi! Sono pronto, capo. Pronto. Pronto. Attento, Simone! Gira! Che facevano quelli in mezzo alla strada? Forse avevano bisogno d'aiuto. Bella civiltà. E ci si ferma così in mezzo alla strada. Saranno italiani. In macchina! Sì, in macchina, detto! Maledetti imbecilli! Qualcosa che non va, capo. Niente. Mi sono amputato il mignolo. Vai, vai! Se devi dormire, qua c'è il cuscino, però guido io, eh? Spiritoso. No, no, aspetta, la prudenza non è mai troppa. Prima ci fermiamo e poi cambiamo posto, eh? Su, dai, fa presto che può arrivare qualcuno. Ma chi vuoi che arrivi? Beh, non lo so, comunque fa presto, Frena deficiente! Non riesco a fermarlo! Lo vedo!
Non hai sentito un botto? Io no. E tu? Nemmeno io. Ma ci rivedrà! Guarda questa disgrazia! Guarda se mi alza! Tamponalo! Eccoli lì! Questa volta non ci scappano! E dai, se no viene il rosso! Passa! Ma è rosso il semaforo! E tu passa lo stesso! Deficiente, ma che fai? Passi col rosso! Hai detto tu! Ma... rallenta! Aspettate, capo! Ci siamo anche noi! Capo, siamo qua! Che facciamo? Sta zitto e siediti! Ehi, Simone! Che c'è? Hai notato che da quando siamo in Francia non si è visto neanche un incidente? È vero! Fuggire, tutto il piano è fottuto! Ma non ci sfuggiranno, capo, mi tengo a distanza per non insospettirli. Insospettirli? Ricordatevi che abbiamo a che fare con due babbei, stavolta non ci scappano! Quelle armi devono essere nostre, e se non riusciamo a impadronircene... Io da frufru non ci torno! E spingi, lumaca, dai con questo pedale! Oh, ma quale pedale? Quello è il mio piede, avanti, capo! Muoviti, spingi! Si è accesa una spia rossa, che sarà successo? Mancherà benzina, avanti tutta! Veramente mancano due ruote. Avanti mezza! Ehi, hey Simone. Che c'è? Hai notato che da quando siamo in Francia non si è visto neanche un treno? È vero. Eccoli laggiù, li vedi? Accelera, è finita per quei due. Siamo
siamo bloccati, capo. Ma perché ti sei fermato? Oh, dai, riparti, riparti. Spingete. Accelera, accelera. Accelerato, capo. Spingete. Dai, spingi anche tu. Io qui lo spingo. Capo, accelerato. Ma non è accelerato. E sarò diretto comunque, meglio andarsene. Ha dato la patente. Ma è vero. E chi glielo dice a Frufru? Facciamo la conta. In operazioni come questa si perdono uomini e mezzi. Meglio i mezzi. Shh, zitto tu. Eccoli là! Inseguiamoli! Ma come? A piedi? Sì, anche a piedi! Se non c'è altro modo, avanti! Correte! Prendeteli! Avanti! E adesso, capo? Che penso io? Sì. No, non te la prendi. Non fare così. È dispiaciuto, poverino, il fazzoletto, tieni. Grazie. Succede. Ma che schifo, però. Oh, che fa? Pensa. Nulla è perduto. E cioè? Fatemi ala. Che vuol dire? Che fa? La firma. Ah, ho capito. Non è niente, capo. Insisti, capo. Capo, rifacciamo ala. Devo essere più deciso. Al! 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 Detto! Sai che ti dico? Lavorare così, onestamente, non è pesante. E poi ha i suoi vantaggi. Quali vantaggi? Qui diventiamo ricchi. Scusa, anche un solo viaggio alla settimana fa circa 1 milione al mese. Ossia 12 milioni l'anno. Giusto. Insomma, con un po' di sacrifici e di straordinari. Qui in capo a un paio d'anni ce ne andiamo in pensione. E io mi sposo Mary. Così c'è pure le corna. Beh, a parte che ce l'ho pure adesso, come potrei vivere senza una donna come Mary accanto? E qui ti sbagli. La tua vita deve cambiare. Devi farti una famiglia, avere dei figli, un'esistenza dignitosa, un lavoro onesto, già ce l'hai. Anche Mary può darmi dei figli. Sì, dei figli di mio. La 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 la. Guarda che bella la Francia. Eccoli. Li vedo, capo. Avanti presto, raggiungili. Sì, su. Indietro, deficiente! Ma non posso in curva. Sorpassa! Aiuto! Eccoli lì, capo. Certo che sono in gamba quei due. Non sarà facile portargli via quel carico di armi. Sarà un gioco dei ragazzi. Bloccali, e gli devo dire due paroline. Sì, capo, anch'io gliene devo dire due. Tu sta zitto, stronzo, e guida. Hai sentito che dice il capo? Ho sentito, io sto zitto, stronzo, e guido. Guarda questo. Perché? Che è successo? Ma come che è successo? L'hanno fatto apposta. Ti hanno guardato in faccia e fai solo di poterti sfottere come vogliono, questi vigliacchi. A me? Eh sì, a te. Ma non hanno capito però che qua ci sono anch'io. E allora vai, facciamoglielo vedere con chi hanno a che fare. A me non mi sfotte nessuno. Vai, vai! Distanza di sicurezza! Calmi, calmi, ragazzi!
Accelerate! Accelerate! Il capo ti vuole! Ci spingono! Fai come lo vuole! Accelerate! Fai qualcosa! Ti ha toccato! L'ho fatta apposta! Siete agganciati! Fate finta di niente! Mi sa che non l'hanno sentito, adesso glielo dico per via orale. Ehi, cornuti! È bella la vita, eh? Non consumate nemmeno la benzina. Spegnete il motore e attaccatevi alle corna, tanto andate sempre dritti. Ehi, hai visto quei quattro imbecilli come ci sono rimasti? Ecco, così imparate! Capo, continuano a spingerci. Che faccio? Capo! Ci siamo. Sono caduti nella trappola. Loro. Ti ho visto, sai! Tu vada solo in pedali. Vado solo in pedali. Il piano è perfetto. Eccellera deficiente! Hanno portato via il paraurti e tu le fai andare via senza farti pagare i danni. Oh, ma che l'hanno portato via solo a me? L'hanno portato via anche... Ma sei tu che guidi! Ma ti pare che io mando all'aria un carico perché quattro fessi di francesi? Ma io me ne strafrego! Io no, tu adesso li vedi. Va bene, adesso li faccio vedere io. Ci dovete pagare i danni, cornuti! Vale. La macchina è quella. Sono laggiù! Maledetti pirati della strada! Lasciali a me, Lasciali a me! Prego. Ho preso, brutto figlio di... Cosa fai, figliolo? Oh, scusi tanto, padre. Ah, oh, bravo, ti sei ravveduto. Vedo che il Signore è con te. Dice che tu stai con me. Ma come fa a saperlo? Boh. Ehi, voi! Chi è? Stavolta ha detto a te. No, a te. Vai! A me! A costo di far scoppiare tutte le bombolette, non li mollo. Fai bene, hai visto? Quello ti ha fatto anche le corna. Sei sicuro che anche questa volta ce l'avevano con me? Ah, certo, io mica ce l'ho le corna. Già. Non ce la faccio più, devo andare... Ah, fatela addosso, idiota. Stanno per cadere nella trappola. Mantieni questa distanza. Rallenta. Non li mollare, vai! Sto andando! E vai! Stiamo entrando a Marsiglia, non sarà facile star lì dietro in centro. A questo ci penso io. Ah già, tu sei pratico. Attento! Che fai? A terra! A terra! Ah! Atterrato! Girato a destra. E beh, gira a destra anche tu, no? No, non ci passi. Sì, che ci passi. Vai! Attento. Venite fuori, carogne, se avete coraggio. Pirati della strada! Io mi vergogno di avere dei concittadini come voi, brutte carogne! Avanti! Rifategli le corna adesso, se avete coraggio! Oh, ma sempre a me! Fategliele pure a lui, se avete coraggio! Venite fuori! Venite fuori!
Oh! Oh! Che cretino! Qui non c'è nessuno! Già, lo dici tu. Bonjour, monsieur. Buongiorno, signore. Stavamo cercando della gente che ci aveva... Sì, insomma... Eravamo entrati qui perché... No, spiegaglielo tu che parli meglio. Ah, sì, sì. Noi, praticamente, mentre stavamo venendo dalla signori, strada... Signori, abbiamo... siete arrivati. Questo carico è destinato a me. Ma allora questa è Rue Bazar 29. Per l'appunto. Hai visto? E noi allora scarichiamo. Certo. Certo, certo. Scarichiamo subito. Scarichiamo subito. Subito. Che cosa aspettate? Coraggio. Ma questa non è Rue Bazar. Ma sì che lo è. No, è Rue Lagrange. Sì, e noi non scarichiamo. No. Mi dispiace. A me no. Ma cosa vogliono? Gli spruzzatori. Cosa? Gli spruzzatori. Ah. Scusa, Matteo, ma a noi che ci frega? Tanto mica è roba nostra, eh? Giusto? Giusto. Bene. Fermo! Adesso che fanno? Ah, non lo so. Secondo te che vogliono? Beh, i soldi. I soldi? Ah, no, quelli sono nostri. No! Prendi questa. Mani in alto. Butta la pistola. E adesso ti riempio di più. Ma quella è ad acqua. E cosa credi di fare? Di schizzo. Mamma. Un momento. Fermo. Mi sto scaldando. Fa piacere. Adesso che ti levi. Vestito nero? Ah, sì, sta salendo. Sì, sì, sì. Adesso... Ha il cappello a lobbia. Mm. Sì, una bella cravatta rossa. È per te. Grazie. È arrivato. Ci volevano fregare i soldi. Si potevano accontentare del carico, no? Fermo. Avete fatto i conti senza fufu. Vi siete divertiti, ragazzi? Annoiati non ci siamo. Beh, adesso mi diverto un po' io. Fermo! Non ci provare. Adesso scaricate. Muoversi!
No, le mutande, no. Avete osato toccare Fru Fru? Adesso vengo su! Chiudi che c'è corrente. Senti, ma che cavolo vuole questo? Non lo so, riapri e chiedi. Cosa no? Ho detto che non lo so, sta lì, chiediglielo, no? Sì. Desidera? È sparito. Senti, ci ho ripensato. Se tutti i viaggi devono essere così, in pensione ci vado subito, giusto? Andiamo. Ma non prima di aver preso le 200.000 che ci spettano. Ehi, lasciagli un ricordino a quelle carogne. Ci tengono tanto a fregarci tutti questi insetticidi. Mi sa che sotto sotto ci deve essere qualcosa di poco pulito. Già, è vero, ci avranno i pidocchi. Ah, no, io dicevo di sporco. Beh, più sporco dei pidocchi. Che hai capito? Qualcosa di losco, qualcosa come contrabbando di spruzzatori. Ah, è vero, hai ragione. Beh, qui prima scarichiamo è meglio. Ma dove cavolo sta Ripassare? Tu la conosci, no? Sei nato qui? Certo che la conosco. Solo che la città è cambiata parecchio. Aspetta, fammi orizzontare. Dunque, questo è il porto. Lo vedo che è il porto. No, perché mi pare che il mare qui non ci arrivava, eh? Ah, capirai, qua c'erano tutte casupole. Oh, guarda, la farmacia. Vedi, proprio qui vicino ci abitava una mia amica. Una mignotta. Naturale. Sì, certo è cambiata, ma è sempre la mia vecchia e cara Marsiglia. La città che ha ispirato il nostro inno nazionale. Come l'inno nazionale? La marsigliese. La marsigliese. Beh, era una di qui, però batteva dall'altra parte della città. Questo che ponte è? Il ponte Segimo. Salve! Chi è salutato? Ah, quello, un vecchio amico. Sì, ma scusa, Rue de Bazar. Che è Rue de Bazar? Ma com'è? La strada dove dobbiamo consegnare il carico, no? Ah! Beh, aspetta un momento, fammi orizzontare, no? Dunque, quello è l'ufficio delle tasse. E laggiù c'è la grande cattedrale. E come si chiama? San Simone, dove mi hanno battezzato. E questo è il famoso ristorante Zia Teresa. Ma non sta a Napoli? È una succursale. E poi qui... Siamo ritornati al porto. Ma scusa, Simone, ma non avevi detto che c'eri nato a Marsiglia e che la conoscevi come le tue tasche? Sì, ma te l'ho detto, la città è cambiata. Hanno spostato tutto. Se lo sapevo mi portavo la piantina. Ma di un po', quando è che sei venuto via? Circa 30 anni fa, avevo 6 mesi. Ma ero un ragazzo precoce. Che deficiente. Deficiente, dai, gira a sinistra. Gira a destra, gira a sinistra, vai sempre dritto. E arriviamo al ribasar. Certo, eccola. Che culo. Arrivati! Ce l'abbiamo fatta! Venite a scaricare, avanti! Ehi, di casa, siamo noi! Allora, sono arrivati gli spruzzatori, donne! Oh! Oh! Ma com'è possibile? Ci hanno fatto penare tanto per questo carico, se lo volevano portare via tutti, e adesso i padroni neanche si fanno vedere. Ma guarda che roba! Ci abbiamo messo una vita per arrivare qui! Dai, cammina! Guarda. Sì, sì, andiamo, c'è una riunione. Di pugilato. Aspetta un momento, ma che facciamo? Saliamo. Certo. Ah, vabbè. No. Io t'ammazzo, imbecille. Sembravo di giocare come un idiota, deficiente. Hai voluto fare di testa tua. Dovevi interpellarci prima. Ma adesso la paghi, eh. Io t'ammazzo. No, fermo. Devi recuperare quel carico. Qui la riunione va per le lunghe. Andiamo. E adesso fila! Visto così sembra un ginocchio. No, è lui. Salve, capo. Serve una mano. Ma come? Voi siete qui? Siete arrivati? Siete proprio voi? Certo che siamo noi. Chi doveva essere? Oh, Dio vi benedica. Sei ancora qui, verme? Sono loro! No, Breck. Capo.
Signor Le Renard, ha visto? Che le dicevo? Ho avuto fiuto, io c'ho naso. Sono arrivati, ce l'hanno fatta. Salve. Salve. Ah, siete voi. Come va? Allora non è vero che siete morti in quel garage? No, no, no. Eh già. E il carico? Qua fuori. Ah sì? Ma chi credi di prendere in giro? Sta buono, respira con la bocca. Le Renard, il camion è qua fuori. Il carico c'è tutto. Cretino, hai visto che avevo ragione? Capo, t'avevo detto che avevo naso, eh? Bene, bravi. Ma è certo che ci deve essere una grossa concorrenza nel ramo dello spruzzo. Dia retta, non si immischi, qui sotto c'è qualcosa di poco pulito. Ah sì, stia attento. Beh, ecco, guardi, pensi che nel camion abbiamo trovato persino una pistola. Questi sono i vostri soldi. E ora sparite. Tornate in Italia immediatamente. Non ci conosciamo. È chiaro? Chiarissimo. Ultra chiaro. Consegniamo il carico e perdiamo il posto. Bella gratitudine. Sì, sì, ma per me quelli si mettono nei guai. E noi più che avvertirli non potevamo fare, no? Scusa, tu che sei del posto, dov'è la stazione? Ma come? Non lo volete un passaggio? Ah beh, se proprio insiste, allora... ci porti alla stazione. A proposito, chiedo scusa per quell'accoglienza, eravamo tutti un po' nervosi. E poi il signor Renard è sempre diffidente con gli estranei. Ma gli avete fatto un'ottima impressione, ha una grande stima di voi. Sì, una grande stima e poi ci licenzi. Ma no, anzi in confidenza, ha un altro lavoretto da affidarvi. Ah, benissimo. Vabbè, compatibilmente con i nostri impegni, giusto? Giusto. Vi abbiamo riservato una stanza in quell'hotel. Domani, Monsieur Renard vi spiegherà di che si tratta. E a proposito, procuratevi dei vestiti decenti. Noi trattiamo sempre con clienti di gran classe. Saranno giusti questi vestiti? Ma certo, la cosa importante è a Marsiglia veste così. Ehi, di la verità, non sembro Borsalino? Eh? Tan! E io? Borsalino e C. Tu sei C. No, no, io sono Borsalino e tu sei C. Ehi! Oh! Ma che fai? Alzati su! Sì, Simone! Ehi, che c'è? Ti senti male? Ma sarà vero che nel camion c'erano spruzzatori? Beh... cos'altro poteva esserci allora? Che ne so, sigarette di contrabbando, marijuana, documenti segreti, piani di guerra, astronavi e magari anche bombe atomiche. La prossima volta controlliamo prima il carico. Ti credo. Non siamo mica due coglioni noi. Solo due coglioni come quelli possono accettare di portare un altro carico. È una fortuna averli sotto mano. Proprio adesso che abbiamo avuto questa grossa ordinazione. Certo, non fanno domande e picchiano forte. Sono l'ideale. Stavolta avremmo dovuto rinunciare. È un carico che hanno già rifiutato tutti e la gente ci tiene alla propria pelle. E questi due la loro non la riportano a casa. Eravamo una gran bella banda. Tutta Marsiglia aveva paura di noi. Farci fregare così da quei due. Sbudelliamoli. Sì, dobbiamo vendicarci e subito. Certo. Stamattina anche mio nonno mi ha sputato in faccia. Meglio gli sputi che la collera di Frufru. L'ordine è tassativo. Ha detto che la faccenda è chiusa. Il capo voleva le armi, non la pelle di quei due italiani. Guai a chi prende un'iniziativa. Chiaro? Chi è
Ma come, capo? Dopo che ti hanno ridotto così, come puoi ubbidire? Non ti senti anche tu ribollire il sangue? Frufru ha detto di perdonare! Che c'entro io? Stavo. Comunque, il miglior perdono è sempre stata la vendetta. Buongiorno a tutti. Qui siamo in Francia. E allora? Si dice bonjour à tout le monde. Ah. Bonjour à tout le monde. Se ne può, sarà perché ho una cattiva pronuncia. Yeah! Tesoro! Io lo sentivo! Ti ho ritrovato finalmente! Vieni qui, bella, vieni! Ma cosa ci fai qui a Marsiglia? Ah, sapevi che venivo qui, eh? Mi sei in capo al mondo, tu! Ci facciamo uno svelto? Dice sempre sì. Lo permetti, eh? Prego. Ha compris, allora? Hai visto? E questi scherzi non si fanno, eh? Così un'altra volta ci pensi su. Ti ha fatto male? M'ha sorpreso, ma non è niente. Allora... Sono scivolato, ma non è niente. No. Oh. Allora che fai? Adesso la niente. Allora. Ma tu lo conosci quello? E come? E picchi è sempre così? Sempre. Addosso, ragazzi! T'ha fatto male? Signore, posso offrirle qualcosa? Fermo. Dove vai? Sono già in tanto. Brava!
vuoi un po'? Ti piace? Prendilo! Assaggia questo. E manda giù. Alò. Attenzione con l'allo. Di così. Fermo, non ti muovere! No, non sono io, è lui. È lui? Lui. Ma sei più bella rossa così, sì. Sono sempre stata rossa. Tu piuttosto con la barba stai molto meglio, lo sai, tesorone? Ma io ho sempre avuto la barba. Ah, sì? Ah. Oh, Mary. Ah, Bobby. Ah. Ma io non mi chiamo Bobby. Neppure io mi chiamo Mary. Ma allora non siamo noi. Ah, che peccato. Che peccato. Che peccato. Che peccato. Oh, che palle. Come ti chiami? Io mi chiamo Rosy e tu? Simone.
perché t'ho lasciato andare. Oh, prima Mary, adesso Rosy. S'il vous plaît, monsieur. Rosy, dove sei, Rosy? Par ici, monsieur. Come faccio senza di te? Sei la donna che ho sempre sognato. Io ti presento a mamma, io ti sposo. No, per piacere, non ricominciamo, eh? Quella poi ti è pure scambiata per un altro. Sì, sì, ma io gli piaccio, lo sento, però ho sbagliato tutto. Ma se è l'unica volta che hai fatto una cosa giusta. Perché ti ho lasciato andare via così? Che cosa farai adesso, sola, indifesa? Esposta ai mille pericoli della strada. Ah, ma quali pericoli? La strada è casa sua. Beh, ora basta, eh? Avanti, tu ti fidi di me? Matteo, ti ha mai abbandonato in questi momenti? Sì. E allora? Adesso vedrai che Matteo tuo mette tutto a posto. Adesso ti butti sul letto e schiacci un bel pisolino. A questo quando riprende brutto. Rosy! Ti sei fatto male? Io? E perché ti lamenti? Io non mi lamento. Io ti avevo detto di schiacciare un pisolino, tu guarda chi hai schiacciato. Ma si chiamerà pisolino. Sarà carica. Pronto? Sì. C'è un ladro sotto il letto. Aiuto! Il mio letto. Pronti, dottore? Un caso grave? Sì. Il torace al posto della schiena, va ingessato subito. Ma è già ingessato. Via, via. Torno dopo per la denuncia. Lo vedi? Adesso diranno che sono stato io. Possiamo andare? No. Perché? Si è bucata una ruota. Accidenti. È proprio gelato questo. Beh, cambiamo la ruota. Rosy. Su, sta buono. Adesso ti insegno un sistema per dimenticarla, eh? Tu devi ripetere con me. Su, avanti. Rosy mi fa schifo. Lo so, ma devi ripeterlo fino a che non ti convinci. Rosy mi fa schifo. Ecco, Rosy mi fa schifo. Bravissimo. Rosy mi fa schifo. Rosy mi fa schifo. Rosy mi fa schifo. Dio che schifo mi fa Rosy. Ah, bravo, lo vedi, già comincia a fare effetto. Rosy mi fa schifo. Io sento che sei intimamente convinto. Ma lo sai che Rosy mi fa certo, proprio schifo? Certo, lo vedi, te l'ho detto. E questo è un sistema che non ha fallito mai. Rosy mi fa schifo. Guarda, tu per me sei già guarito. Tu la prossima volta che incontri Rosy... schifo, io me la sposo. No, eh? Sì. E se non mi vuole, mi butto dalla finestra! Ma che fai? Sì, mi butto dalla finestra per capire Rosy! Quindi, io l'amo! Vieni. Voglio morire! Rosy! Adesso che la cura cominciava a fare effetto, che Rosy! Ma chi è sta Rosy? Mi sentite? Ehi, aiuto! Ma che fai lì dentro? Vieni su da... La gamba! Aiuto! 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 Presto! Ce n'è un altro! Un dottore! Mi ha sparato! Venite da me! Che è matto! Mamma! Mamma! Dunque, quello è diventato più piccolo. Quell'altro è ferito. Questo è un albergo pericoloso. Quella è la porta. Taxi! Finalmente in salvo! Ma che
fanno in quell'albergo? Li rompono! Oddio! Aiuto! Stiamo strettini! Questo taxi l'ho visto prima io. Vorranno essere pagati in lire, ma non fare il tirchio alle Renard. Oggi non li trovi più mica dietro l'angolo, due che si giocano la pelle per 4 soldi. Parto da 3 milioni e poi si vedrà. Falli salire. Ehi, voi due, il capo vi aspetta. Salve. Saluti a tutta la compagnia. Salve. Eccoci qua. Se qualcuno di voi pensa che siamo due coglioni, si sbaglia. Esatto, Matteo? È esatto. Le condizioni sono queste. Noi per meno di 6... Non esagerare. Facciamo 5. 6 milioni è ancora un affare. È meglio mollare. Va bene. Vogliamo 500.000 lire. Non un soldo di meno. 450 e non se ne parla più. D'accordo. Senti, Cocco. Facciamo finta che l'altro carico fosse di spruzzatori. Ma questa volta sputa la verità o non se ne fa niente. Ok? Allora, di che si tratta? Si tratta soltanto di olio. Olio di semi. Posso? Prego. Olio di semi, eh? Controlla, Simone. Com'è? Di arachide. Affare fatto. Toglimi una curiosità, visto che sei stato tu a pescarli. Secondo te quei due ci sono o ci fanno? Oh, non ce la faccio, il mal di mare. Che cosa credi? Faccio male solo a te? Io sto soffrendo moltissimo. C'ho una nausea. Sì. Allora, come fai a mangiare? C'è un sistema infallibile. Devi ripetere, non soffro il mal di mare. Va bene, non soffro il mal di mare. Ecco, così, bravo, continua. Non soffro il mal di mare. Non soffro il mal di mare. Bravo, bravo. Questo sistema l'ho inventato io, ma non funziona. Non funziona. Non soffro il mal di mare. Oh, continua. Non soffro il mal di mare. Non soffro il mal di mare. Continua, continua. Sta per fare effetto. Vai. Di mare. Non soffro il mal di mare. Così. Io il mare non l'ho mai sofferto. Vai, vai, bravo, bravo. Fino a questo punto. Bravo. Pensa all'onda lunga. Simone, fa qualcosa. Ferma questo mare. Fermo il mare. Io mi ammazzo. Sono mica. Mosè. Io non soffro il mal di mare. Vai, vai. Io penso all'onda lunga. Così. Io non soffro. Non disunirti, continua. Mare. Ecco. Simone, è finita! Che ti dicevo? Vado a vomitare. Ecco. Il suo aperitivo. Grazie.
qui! Io qua! Stavolta siamo noi! Non rimangare quello che fu! Son sempre il tuo bijou! L'amore mio sei tu! E chi ti ammolla più? Ma dove mi porti? Nel nostro nido d'amore, perché consumarsi possa la passion che ci sconquassa. No, no, aspetta! Aspetta! Fammi mettere a mio agio! Mettiti come vuoi. Simone, voltati! Sì, mi volto. Ah! Oh. E che c'è? Stai sui carboni ardenti? No, stiamo sulla Santa Barbara. E chi è questa Barbara? Ma di chi parli? Non capisco. Per favore, va via, poi ti spiego, vattene. Per favore, vattene, esci, scappa. Ma come va? Hai capito? Altro che olio di semi. Quelle sono armi. Tu sai nuotare? No. E allora siamo in trappola. Ormai siamo costretti ad arrivare in Africa. Per forza. Ma noi appena sbarcati a Dakar consegniamo il carico alle autorità. E appena glielo consegniamo, quelli ci tagliano la testa, mica scherzano. Ma sarebbe niente morire. Se prima potessi levarmi la soddisfazione di avere per le mani il Renard. A chi lo dici? Lo sto dicendo a te. Ah? Qui bisogna fare qualcosa. Cosa? Buttare a mare il carico. Ma come? Vieni, ho un piano. Bene. È chiuso. Ma non avevi un piano? Io ho un piano, mica la chiave. E adesso chi la sfonda? Facciamo come sempre, pari o dispari? Pari. Bim, bim, boom, bam. Cinque. Ah, hai barato, t'ho visto. Ma ti pare che rompo un'amicizia per vincere a pari e dispari? Va bene, tanto mi devo sacrificare sempre io. Insomma, dico io, se non servi più neanche a questo, è la fine. Chi c'è lì? Chi è? Ah, cercavo voi. Il comandante vuole vedervi. Vi prega di seguirmi nel suo alloggio. Ma guardi che io posso testimoniare. Lui non ha fatto niente, glielo giuro. Sì, facevamo solo un po' di ginnastica. Sa, ci si arrugginiva a forza di stare sempre fermi. Non preoccupatevi, è solo una formalità. Da questa parte, prego. Ha detto da questa parte? Ha detto anche prego. Prego, l'ha detto a me. Allora ce l'ha con te. Confessiamo tutto, sarà sempre più buono uno della marina che uno della polizia. Quanto corri, aspetta che mi informo. Scusi, ammiraglio, una domanda. Se il mio amico confessa tutto, quanto risparmia di prigione? Non capisco. Se confessiamo. Sì, sì, va bene. Spiegherete tutto al comandante, da questa parte, prego. Ecco, siamo arrivati. Non può essere. Certo che gli somiglia. No, non ci siamo proprio, ragazzi. Non ci siamo. Non erano questi i patti. Invece di consegnare il carico a destinazione, voi volevate buttarlo a mare. È lui! Lui. Ci penso io. Coprimi le spalle. Senti, amico bello, noi a Dakar dovevamo consegnare olio di semi e non fucili mitragliatori. Fatti in là, ragazzino. Ah, c'è la riunione dei pidocchioni. Fermo. Stupidi imbecilli. Che cosa aspettate a inseguirli? Li voglio vivi. Dividiamoci. Sì. Non possono essere andati lontano. Tu da quella parte con due uomini. Voi due da quella parte. E tenete gli occhi aperti. Altri cinque di là. Due di sopra e tre di sotto. Mi raccomando, li voglio vivi. E tu... tu è meglio che resti qui. Preferisco tenerti di riserva. Ok. You love me.
due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, tre, quattro. Oh, fermati! Non posso, perdo un giro! Ma questo è in ritardo. Il gruppo è già passato, eh? A me? Sei fuori tempo massimo. Ah, no, scusa. Non ci vedi così, metti così. Meglio. No, così. No. Bobo. Sentete! Eccolo, eccolo, chiudi! Un momento! Occupato! Ho detto occupato! Adesso è libero. Ho visto! Dallo per il mostro! No, no, no! Schiaranzato! Fuori di qua! No, no, chiamo il comandante, no, no, se ne vada! Grazie, molto gentile. Salve ragazzi, andiamo. La desiderano. Ma che fai, il turista? Ce l'hanno con me! Dammi una mano! Che lo spinga! Ehi, tu! Senti un po'! I calzoni! Stanno qua! Attenzione, comunicazione di servizio. Gruppo 1 portarsi al fonte numero 2. Gruppo 2 portarsi a poppa. Il personale specializzato intervenga tempestivamente come da ordine stabilito in precedenza. Tutti gli uomini ai loro posti. Muoversi. Si pregano i passeggeri di non intralciare queste esercitazioni previste per i casi di emergenza. Gli uomini specializzati dovranno simulare un attacco del nemico tendente ad impadronirsi della nave. Spostarsi verso il ponte numero 2 da dove si presume inizierà il contatto con il nemico. Ma che stai facendo? Mangio, non lo vedi? Ma come, io sono 9 le costole e tu mangi? Io seguo le istruzioni. Che? Qui c'è scritto razioni di emergenza. Razioni di emergenza? Beh, più emergenza di questa. Io me ne mangio. Simone! Insomma, prendete quei due, li voglio vivi! Vivi, ho detto! Maledizione! Mamma mia, quanto grosso! Mamma mia! Ehi, buttati in piscina, che lui non sa nuotare! Ah, sì? Sì? Grazie! Oh, senti, com'è l'acqua? Non c'è! E ti sei buttato! Quanto sei scemo! Cerca da quella parte. Oddio,
Chi è stato? Quello. Ti ha fatto male? Sì. È un brutto. Un momento. Caprone, ma questa volta ne hai trovato uno più duro di te. Vieni avanti. Vieni tu. E vai. Beh, mi pare giusto. Vai! Bravo! 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 E adesso facciamo i conti. Quanto costa una pistola, Lerena? 50.000. No. No? Ma 50.000 sono poche. Io direi 100.000. Dai, non fare lo spiloccio. Stai facendo un affare, ti stiamo vendendo armi di prima qualità, mica bruscolini. Lascia fare a me. Dunque, 500 pistole a 100.000 l'una, poi ci sono 700 fucili, 4 cannoni da campo, 30 mitragliatrici, 7 mortai, dunque 4 per 9, 27, 4 per 8, 32, 7 per 9, 63, poi c'è la percentuale, il trasporto, i rischi che abbiamo corso, dunque... lira più, lira meno, sono 350 milioni. Giusto? Giusto. Ma quelli sono più di 500 milioni. Eh? Ah, sì, sì, certo, certo. Ha ragione. Simone, dagli il resto, per favore. Subito. E con questo siamo pari. Ci vuoi anche il timbro? Eh? Document. Monsieur, s'il vous plaît, vos papiers. Alors? Beh, se lo meritavano proprio, giusto? Giusto. E siamo pure pieni di soldi. Oh! La polizia! Chi cercherà? Noi. Ma io non so nuotare! Impari! Com'è che non vado a fondo? Indovino un po'. Simone! I nostri soldi! I soldi! Simone! Matteo! Someone, I'm gonna go around to find another like you love. You love, there's only one thing that...
Perché scappiamo? Intanto scappa! Poi te lo dico! Take with me just everything I will need.